Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da un'idea di TP. Eccoci qui con un video un po' particolare, un video sfida, perché l'amico Mr. Trinkas mi sfida sulla Wii a un gioco di Zelda. Io sono nel menu della Wii U perché sto usando una Wii U, sto registrando direttamente dalla televisione, quindi spero che esca quantomeno un po' decentemente, oppure pazienza. Questo è il mio menu della Wii U, dove ho poca roba in digitale, perché a me non piace molto il digitale. E Piap Bard Hunter, un altro gioco stile Duck Hunt, ma è più bello l'altro che avevo fatto vedere per la Wii. Ho una copia di A Link to the Past e questo qui, che è molto interessante, che magari lo vedremo prima o poi, Fast Racing Neo, che è un F-Zero moderno, molto difficile, ma molto ben fatto, ma lo vedremo poi. Ma quindi noi dobbiamo andare sulla Wii, perché sto usando una Wii U e quindi Wii U è retrocompatibile. Deve accedere al menu della Wii U e poi andiamo a fare la sfida, che spero che partecipino anche altri. Chi ha una Wii, Zombie Gamer sicuramente, spero che parteciperà. Sì, ok. E quindi ecco sulla Wii, nel menu sulla Wii U, ma sul menu qui ho Super Metroid, Super Mario RPG per Super Nintendo, che non è mai uscito da noi, è praticamente uno dei primi Paper Mario, Zombie Panic e basta sulla Wii. Poi ho un sacco di cose sull'altra Wii, sulla Wii vera, questa ricordo con la Wii U. Comunque, bando le ciance, Mr. Plinkers mi sfidava a Link's Training e quindi avviamolo, facciamo una partita, sarà un livello, uno dei miei preferiti, e poi se magari qualcuno vuole aggiungere livelli lo può fare tranquillamente, perché no, se no diventa troppo lungo. Quindi farò uno dei miei livelli preferiti a Link's Crossbow Training. Beh, questo ci gioco molto spesso ancora quando ne ho l'occasione. Il mio Wii è stato... no, allora scelgo il mio dopo ho finito il gioco, e il livello in questione che voglio fare è il livello 3, che è il mio preferito. Poi se qualcuno poi vuole ulteriormente aggravare la sfida scegliendo un altro di questi livelli, può fare tranquillamente, perché no. Quindi facciamo il livello 3, parlerò pochissimo, io sono già presenti i miei record. Ovviamente ci gioco tantissimo questo gioco, quindi proviamoci, vediamo cosa salta fuori. Parlerò pochissimo perché questo è un gioco che più che la velocità è necessario cercare di sbagliare il meno possibile, perché il punteggio si somma se non sbagliamo. Quindi giochiamo, facciamo il primo livello e proviamoci. È molto bello, è veramente molto bello. Ha subito una monetina, c'è una monetina nascosta ogni tanto. Mamma mia, se li sbagli poi il punteggio viene riazzerato e quindi quasi qua a me mi stimolano, ma rischiano di farti sbagliare tantissimo. Ottimo. Importante non sparare a caso adesso, perché sennò mi azzererebbe il punteggio, quindi meglio andare un po' più piano. Ma... poi se si colpiscono in mezzo ovviamente si dà più punti, eh. Ottimo. Che è aumentato il punteggio che avevo fatto. Ottimo.
158.710, un nuovo obiettivo che se si raggiunge non so cosa dirà, non l'ho mai raggiunto. Secondo livello, quello dei palloncini colorati. Anche questo è bellissimo. Anche questo vale la stessa regola. Questo dà un bonus stellare, quindi il meteorite lì. Punteggione, ho migliorato tantissimo. Punteggione, sto facendo punteggione. Cavolo, arrivo a vedere che arrivo. Ma qua nell'ultimo livello si fanno pochissimi punti. Perché è difficile. Quello degli uccellacci alla difesa del castello. Questo è difficile. Si mettono qua davanti. Un attimo, salta fuori. No, l'ho già canato uno, vedete? Canato uno, il punteggio, ma va in culo. Riparte da zero. Dovrebbe prendere, ma questo l'ho fatto male. Quelli là danno un sacco di punti. Questo è difficile, questo è difficile, ho fatto pochi punti, ma ho fatto peggio del... Beh, comunque... Porco cavolo, se... per pochissimo non ho raggiunto il punteggio misterioso. 155.815, ho anche migliorato il mio record personale. Sarebbe stato bello vedere cosa succedeva se... Però per poco. Bene, il mio punteggio è 155.885. Aggiungetevi Mr. Brinkas, Zombie Gamer e magari altri che hanno la Wii che vogliono provare a farlo, perché no? Io proverò a arrivare a quel punteggio lì misterioso perché mi mancava veramente poco. Ero curioso di vedere anche cosa succedeva. È stato un piacere. Ci vediamo alla prossima. Ciao!